Oggi abbiamo un ospite speciale perché con lei, che è Chiara Giovanna, Buongiorno. buongiorno, che arriva da vicino Ozegna, Canavese Ozegna. Nord Doc, chiacchieriamo appunto di montagna e parliamo di lo sport della montagna, o meglio, due discipline che vedono non solo i monti del Canavese, ma i monti del mondo, in questo caso protagonisti con appunto Chiara, che nella sua carriera ha avuto sino ad oggi l'opportunità di vivere momenti esaltanti, di partecipare a delle gare molto importanti a livello internazionale. E con lei appunto faremo questa chiacchierata dove scopriremo un mondo che è legato a queste due discipline, che sono lo skyrunning e che sono la corsa in montagna, ma soprattutto anche una filosofia di vita importante, perché dietro al gareggiare in questi splendidi paesaggi c'è naturalmente anche il rispetto della natura che è fondamentale. Chiara, buongiorno, grazie di esserci venuta a Grazie a voi. trovare. E allora, raccontami un pochettino, raccontaci un pochettino cos'è lo skyrunning, la corsa in montagna, perché per chi non è, diciamo così, avvezzo a queste, uno immagina, ok, si corre, si sale, si scende. Ma dietro c'è una preparazione molto importante. Tra l'altro, tu oggi sei vestita con la maglia della nazionale di Skyrunning, non a caso, perché poi ci racconterai anche di questa tua importante esperienza. Chiara, a te la parola. Ok, grazie innanzitutto a voi per l'invito e sono contenta di essere qui per parlare di quella che da qualche anno, purtroppo tardi, ho cominciato dopo i 35 anni, però mi sono appassionata a questa disciplina anche perché comunque vengo da un passato di alpinismo, da quando ho 19 anni che pratico comunque alpinismo ad alti livelli. Ovvio che la corsa in montagna è una cosa diversa, che richiede una preparazione specifica, però il tutto si svolge sempre nel mio ambiente preferito, che è quello appunto delle montagne. Corsa in montagna e skyrunning sono due discipline differenti che però hanno dei punti d'incontro. Infatti io sono da un paio d'anni all'interno della nazionale di skyrunning, la FISKY, che è la Federazione Italiana di Skyrunning. Proprio perché negli ultimi anni sono state principalmente apprezzate le mie qualità di alpinista con capacità, diciamo, di corsa a fil di cielo. Skyrunning vuol dire proprio questo, corsa Certo. sulle creste anche oltre i 3000 Quindi metri. anche una conoscenza della montagna che non è di tutti i giorni, non è da parte di tutti, ci deve essere Sì. una conoscenza anche di come approcciarsi a questo tipo di percorso. Sì, esatto, ci sono dei terreni a volte sconnessi, ci può essere la neve, il ghiacciaio, l'uso di ramponcini, quindi una cosa un pochino più tecnica rispetto alla corsa in montagna classica, che comunque a mio avviso resta comunque la base da cui bisognerebbe partire. Io per esperienza personale ho fatto un po' il percorso inverso, però ho avuto anche la possibilità recentemente appunto in Thailandia e anche nel 2019 in Patagonia di vestire anche la maglia della nazionale FIDAL, quindi della Federazione Italiana di Atletica Leggera, che con la corsa in montagna si esprime effettivamente ai massimi livelli nel mondo, perché comunque effettivamente la federazione vanta atleti di altissimo livello. Quest'anno in Thailandia abbiamo comunque portato a casa molte medaglie, sia di squadra, ci sono anche stati degli ottimi piazzamenti individuali e quindi secondo me l'Italia deve coltivare Certo. questa disciplina. E corsa in montagna rispetto allo skyrunning è una corsa in montagna più classica e io dico sempre è un po' paragonabile, visto che siamo in Canavese, a quelli che sono i sentieri del Monte Soglio, ecco il Certo. nostro Monte Soglio con i suoi bellissimi percorsi, strade sterrate, sentieri ben tenuti, è secondo me l'emblema di quella che è la corsa in montagna classica, quindi quote basse, non particolari difficoltà e terreni morbidi in cui comunque bisogna correre veloce perché non ci sono corde fisse da tirare, ecco questa è un'altra particolarità invece dello La vostra è una skyrunning. corsa contro il tempo, chi arriva prima, arriva prima, a livello Assolutamente, di crono, assolutamente. quindi. Nella corsa in montagna conta proprio molto di più la velocità, quindi tant'è vero che ormai gli atleti si allenano soprattutto, è paradossale, però in pianura, quindi
quindi la regola ormai è quella, lo sanno tutti i preparatori atletici, lo sappiamo noi, che per correre forte in salita e in discesa bisogna correre forte in pianura, quindi gli allenamenti sul bitume, certo, sull'asfalto, in pista, sono sicuramente la base. E nella corsa, nello sky running invece conta anche forse la paura che uno ha di affrontare un terreno scabroso, esposto, con dei vuoti a lato, certo, anche la capacità di tirare delle anche ad altezze fisse. Non indifferenti. Sì, 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 sì. Qui abbiamo comunque, sempre per restare in canavese e fare degli esempi, la Bella Dormiente, okay, che è un esempio di sky race, è vero, si svolge a una quota di 2300 metri, 2004, che se non sbaglio la quota del Verzel, però comunque il terreno è prettamente quello di una sky race, abbiamo la cresta non particolarmente esposta, però comunque che ha tratti attrezzati con delle corde fisse in cui gli atleti giustamente possono, certo, ancorarsi per aiutarsi anche nei passaggi più tecnici. Chiara, prima a telecamere spente facevamo una chiacchierata e tu appunto mi hai raccontato che hai iniziato lontano da questo mondo, lontano dal mondo della montagna, lontano dal mondo della corsa, quindi dicevi hai iniziato con la pallavolo e correre non era, diciamo così, tra le tue priorità, nonostante da giovane, da giovanissima, riuscissi a avere anche già dei buoni risultati. Poi appunto, allo stesso tempo mi hai raccontato che ti sei avvicinato a questo mondo dopo purtroppo una situazione non facile. Vuoi raccontarcela come ti sei avvicinato al mondo della corsa? Sì, sì, da ragazzina praticavo la pallavolo qui a Rivarolo, fino a quando gli impegni scolastici non me l'hanno poi più reso possibile, perché poi tra liceo e università non sono mai stata una grande sportiva, a dir la verità. Però mi sono appassionata alla montagna all'età di 18 anni, quando poi mi sono iscritta al CAI e da lì ho cominciato a entrare nei giri di amici che praticavano alpinismo, arrampicata, e questo mondo mi è piaciuto fin da subito, quindi ho iniziato ogni weekend a collezionare cime, perché comunque quella era la mia passione, era diventato quello il mio obiettivo, esatto, quindi montagna a 360 gradi, proprio dallo sci alpinismo all'arrampicata su ghiaccio. Le cascate di ghiaccio sono forse la cosa che mi piace meno, perché l'ambiente è freddo, ostile, viene la bollita, cioè non si sta bene sul ghiaccio, però mi è sempre piaciuto conoscere l'alpinismo a 360 gradi. Purtroppo nel 2014 ho avuto un incidente in montagna in cui sono stata coinvolta in una slavina, eravamo in una vallata del Cunese, delle Alpi Marittime, e due miei amici sono stati travolti, cioè più che altro hanno battuto la testa su delle pietre che erano lungo questo canalone e sono morti. E purtroppo non è stato il primo incidente in montagna in cui ho perso degli amici, quindi diciamo che dopo due, tre, quattro amici che uno perde, a livello emozionale è scattato, sì, qualcosa. Quindi certo, è scattato qualcosa, ho capito che forse nella mia routine, diciamo, del weekend doveva subentrare qualcosa di più tranquillo, anche perché poi nel frattempo sono diventata mamma, ho una bambina, quindi delle responsabilità, certo, a cui uno deve far fronte, non può pensare che insomma, la montagna è comunque rischio. Andare troppo a cuor leggero assolutamente, esatto, non si può. E quindi da lì, visto che comunque questo mio amico mancato nell'incidente era uno che correva, tra l'altro Daniele Bottero faceva parte della società Amici del Monbarone, ed è per questo che sono particolarmente affezionata anche a questa gara, Daniele mi ripeteva sovente che avrei dovuto provare a fare delle gare di corsa in montagna, perché secondo lui mi sarei tolta delle belle soddisfazioni. E avevo visto lungo. E infatti aveva ragione, infatti quando ho cominciato a gareggiare non ci credevo nemmeno io, però vedevo che effettivamente, forse anche grazie al bagaglio di resistenza aerobica che avevo comunque messo da parte nei miei anni di alpinismo, effettivamente le qualità non mancavano. Logicamente sono dovuta partire da zero nella corsa, perché
da ragazzina proprio non mi piaceva correre, certo. Non ho mai corso se non durante le corse campestri della scuola, quindi sono partita da zero e in poco tempo, a quasi 40 anni, ho vestito la mia prima maglia azzurra in Patagonia, in Argentina, e dove abbiamo portato a casa dei buoni risultati di squadra, ma io a livello individuale non ero soddisfatta perché era stata la mia esperienza di nazionale, quindi nel 2019 sono tornata a casa, diciamo, contenta per l'esperienza, ma non per quello che avevo potuto dare alla squadra. Bisognava alzare un po' l'asticella. Sì, avevo capito che correre a certi livelli non era correre nella gara del Canavese, per quanto certo. bella e certo. ben organizzata e per quanto sia piacevole comunque vincere in casa, ma vincere facile non è come andare a un mondiale. Certo. E quindi, consapevole di questa cosa, quando pochi mesi fa, dopo, tra l'altro dopo Livrea Mombarone, che ho vinto, vedo la foto lì, con un tempo di 2 ore 21, quindi tra l'altro il terzo miglior tempo di sempre, femminile, ho avuto questa mia seconda convocazione per la nazionale FIDAL e quindi ho avuto la possibilità di esprimermi ancora meglio, visto che avevo già l'esperienza precedente, ed effettivamente ho fatto un ottimo piazzamento, sedicesima assoluta, seconda della mia squadra. Su quasi 90 atlete, quindi sì. non un cerchio ristretto. Abbiamo tra le migliori atlete a livello mondiale. Mondiale, sì. Per pochi punti, pochissimi, non abbiamo preso la medaglia di bronzo, quindi... quello che mi piacerebbe, prima di essere troppo vecchia e che gli anni passano, sarebbe, mi piacerebbe proprio riuscire a portare a casa una medaglia a livello di squadra, ovviamente, perché i piazzamenti individuali per il mio livello, a livello mondiale, sono veramente tanta roba, sì. irraggiungibili. Il livello è altissimo, sì, livello altissimo. Competitività a quei livelli è veramente notevole. Appunto, abbiamo parlato del tuo recente passato, arriviamo al 2023. Quali sono gli obiettivi? Naturale, la classica domanda da giornalista: quali sono gli obiettivi che un atleta ormai del tuo calibro, perché effettivamente sei nel giro internazionale da un po' di stagioni, e vestire la maglia della nazionale significa anche qualitativamente di essere di un certo lignaggio. 2023, quali sono gli obiettivi che ti sei posta o quali sono gli eventi a cui miri di partecipare? Mi piacerebbe, salute permettendo, visto che ho recentemente avuto un incidente in auto, purtroppo in cui ho fratturato due costole, ma speriamo di risolverla a breve. Mi piacerebbe potermi qualificare per i mondiali di corsa in montagna, che quest'anno saranno a giugno ad Innsbruck. E non so se ce la farò perché la gara di qualificazione è molto presto, è già ad aprile, però ci proveremo. E poi invece appuntamento già fisso sarà a luglio il campionato europeo di skyrunning. Uh-huh. Invece lì so certamente che parteciperò, a meno di non infortunarmi di nuovo, perché comunque a luglio il mio infortunio dovrebbe essere ormai alle spalle, certo. e la forma si spera nel pieno, e quindi gli europei saranno nel Montenegro, quindi avrò la possibilità anche con la nazionale di skyrunning di vedere questo posto in cui correre, perché poi corsa in montagna a livello mondiale e skyrunning a livello mondiale vuol dire anche poter esprimersi su terreni diversi, montagne certo. diverse dalle nostre. In Thailandia è stato ad esempio una cosa veramente pazzesca correre in quell'ambiente caldo, umido, comunque lontanissimo da quello che sì. vivi tutti i giorni, diciamo, esatto. che sono il circondario, che pur bello che possa essere, come hai detto giustamente te, e che giustamente ci regala anche delle belle gare, delle belle emozioni, però l'emozione sicuramente di vivere e di scoprire dei posti completamente diversi è importante. Naturalmente immagino che l'emozione di vestire questa maglia sia anche uno stimolo sì, per cercare sì, sì, di fare sempre meglio. Chiara, io ti ringrazio, ti ringraziamo perché ci hai portato in un mondo che sportivo di cui si sente parlare ogni tanto, purtroppo poco. È vero che purtroppo le discipline considerate minori, ingiustamente, sono tante,
Però sin da ora ti invitiamo prossimamente a tornare a trovarci, anche per raccontarci poi quelle che sono le tue esperienze e anche per, chissà, aprire un attimino in più il mondo della corsa, sì, in montagna. Ai giovani, che ce n'è bisogno, esatto. I giovani, perché l'età media, specialmente al femminile, tende ad essere sempre più alta, siamo sempre di più mamme che corriamo e ci destreggiamo tra impegni e invece tra le giovani effettivamente c'è ancora poco, i maschietti un po' di più. È vero che almeno anche a livello locale ho visto che molte, anche degli atleti che poi si sono espressi anche a buoni livelli, sono tra virgolette ex atleti che arrivano da altre discipline. Che appassionati sì, poi alla corsa, indipendentemente che sia strada, montagna, trail, però hanno, necessitano proprio di questa, quasi come impropriamente una droga, c'è cioè questa necessità di correre perché ti dà delle emozioni e ti, sì, fa star bene. Quindi certo, questo può essere anche appunto un invito ai giovani ad avvicinarsi a questo tipo di sport, a provarlo, perché oltre all'emozione naturalmente di gareggiare, quindi l'agonismo in sé, è quello di scoprire dei posti bellissimi. Sì. Chiara, grazie ancora e allora a voi. In bocca al lupo, sperando di averti ancora, ancora prestissimo vestire quella maglia e regalarci delle belle emozioni come hai già fatto. Me lo auguro. Grazie, grazie a voi.